Un cordiale saluto a tutti voi telespettatori. Diamo inizio a questa nostra rassegna settimanale di giornali della provincia di Belluno con Il Cadore, mensile della magnifica comunità di Cadore. In questo secondo numero dell'anno il giornale ricorda il traguardo prestigioso dei suoi 70 anni di storia. Nella copertina uno dei... Murales di Cibiana realizzati nel 1995. Ecco di fatti, nella seconda di copertina, il Cadore compie 70 anni, viene dato conto della decisione presa in Magnifica e poi eh, l'esigenza di questo organo di informazione e la realizzazione. L'archivio del Cadore presenta questa realtà grande delle raccolte dei 70 anni che danno la storia eh, dei comuni della magnifica comunità di Cadore, un patrimonio da rendere accessibile, da valorizzare nella consapevolezza che realmente negli anni il Cadore ha contribuito alla crescita sociale, economica e culturale di un territorio montano, con la sua diffusione e la sua capillarità di distribuzione nelle varie famiglie dei comuni orgoglio di un cadorino ricordo testimonianza di valentino lares filon che ha svolto il servizio civile nel 2001 nella sede della magnifica comunità di cadore e eh, si è interessato della storia del cadore tanti anni e tante storie il nostro mensile è questo e altro ancora, ancora oggi continua viene dato conto anche della distribuzione degli abbonamenti in Cadore all'estero in Italia, poi per nella zona di Belluno e anche qui viene dato un grafico in cui nei diversi 22 comuni della magnifica comunità viene dato conto della distribuzione. L'articolo di Lucio Eicher Clere, Un nuovo Comelico con un unico comune, lancia una delle problematiche. Che l'Associazione Comelico Nuovo che compie un anno vuole offrire ai lettori è quello di eh, obiettivo che l'associazione Comelico Nuovo si pone per il 2023. Proposta di unificazione di cinque comuni della vallata in un unico comune, proposta da qualcuno recepita, da altri anche un po' contestata. In ogni caso l'associazione Comelico Nuovo. Con le sue 3.500 adesioni sul profilo Facebook e 700 iscrizioni con quota associativa, ha ottenuto perlomeno il blocco di quello che era un tentativo di fermare per scopi positivi, che era quello del restauro della, della Galleria, ma è stato rinviato i lavori in attesa di creare una soluzione alternativa che non diventi negativa per il Comelico una pagina dedicata al Gran Caffè Tiziano, poi la solidarietà è sempre presente, cena solidale, in 170 hanno aderito all'invito dell'Ion Club Cadore, Dolomiti, partecipando all'iniziativa consapevoli che anche con i piccoli gesti che si ottengono importanti risultati. È stata anche conferita l'onorificenza internazionale ad Angelo De Polo e alla Galva Lux SRL, ecco questa società che supporta con iniziative solidali le strutture, l'ultima che è stata abbastanza diffusa è quella dell'agibilità dello stadio del ghiaccio con sovvenzioni significative. Sempre più vecchie l'alcol, resta un problema, un'analisi della situazione, è il bollettino dell'usdolomiti, fumo, attività fisica, alcol, obesità, ipertensione, un'analisi complessa e da conto di questa situazione che coinvolge le nostre terre. Enrico Pivirotto diventa manager amazon a Singapore, sono i belunesi che si fanno onore all'estero, la sfida di Luca riaperta all'osteria a Nebiu, Pozzale vive una nuova associazione, la vitalità dei villaggi, dei, dei paesi, del nostro, dei nostri comuni. Non è tutto oro quel che luccica. Nell'immaginario collettivo babilonese la figura del gelottiero, ovvero quella dell'imprenditore che lascia le Dolomiti per gestire un'attività del gelattiero in Germania, ecco viene considerata di facile guadagno, senza sapere che alle spalle ci sono impegni e sacrifici significativi. Ecco, viene poi dato conto di alcune figure: un bel racconto di una storia, a gennaio 43, Arturo e Noradino. Il miracolo nella steppa russa viene. Raccontato un salvataggio di una persona durante la drammatica ritirata in Russia da parte dei nostri alpini costretti a ripiegare. Ecco. Il giornale poi conclude con le pagine sportive e tra queste in particolare, oltre al resoconto sulle gare di si svolte a cortina, uno sguardo al, al prossimo mese. Prossimi mesi, maggio 26, quando ci sarà la grande tappa del Giro d'Italia, Longarone tre Cimi di Lavaredo. Abbiamo visto il cadore mensile della magnifica comunità di Cadore. Passiamo a Dolomiti, rivista di cultura ed attualità della provincia di Belluno, l'ultimo numero del 2022, quindi dedicato anche al Natale, una. Una ricorrenza sempre sentita, documentata con, questo, eh, con questa incisione. Tutti gli artisti hanno trattato un grande mistero del Natale ed è bello osservare come gli antichi interpretavano questo evento che ha sconvolto il mondo. Ecco il giornale, da conto poi della sua 46esima annualità di vita, ecco è importante sottolineare l'obiettivo di continuare a offrire ai nostri lettori sempre più dei contributi importanti per la nostra cultura locale ecco, e il giornale presenta articoli di spessore significativo sul piano culturale anche della ricerca per illuminare quella che è la storia della nostra realtà locale il direttore sergio sacco sotto il titolo è nato è nato inquadra tutte quelle che sono le gli articoli e i contributi veramente significativi che anche questo numero offre. Presenta anche un libro con lo sguardo al passato, Memorio di un Italiano nata ad da Addis Abeba e racconta le vicende eh, di questa realtà dell'Italia in Africa con situazioni anche drammatiche di campi di concentramento poi ritorno a casa Il Natale è quella luce che ci consente di ripartire ecco un annuncio di Speranza, il Natale, quella luce che permette di ripartire, è un annuncio di speranza in una situazione alle volte anche molto drammatica. La pace nella Bibbia, un articolo di Sergio Sacco, viene presentata questa realtà vista nelle sue diverse sfaccettature. Ecco i termini shalom ebraico, e irene in greco e pax in latino, viene dato conto di questa terminologia e del significato, una lettura interessante. Anche Gigetto De Bortoli, una pace nuova, tutta nuova, tutta diversa, il dramma delle guerre risolte con dei trattati di pace, però vede una situazione diversa che si è creata nel secolo scorso e che ancora oggi tocca la realtà, un desiderio di pace che vediamo qualche volta con grande difficoltà i principi razionali urgenti per costruire il metodo della sostanza della nuova pace registrano oggi una posizione feroce perfino censoria verso chi la propone ecco pensiamo al commercio delle armi pensiamo a altri interessi che le regole ampezzane di colle santa lucia una presentazione di questi eh, regimi dei beni regolieri beni comunitari, collettivi, gli ordinamenti vigenti tra norme e legge di autonomia, ecco questo cercare di mantenere un'autonomia rispetto ad altre leggi che vorrebbero anche eliminarla. Un racconto sulla montagna, il cuore di cristallo dalle punte di forame alla forcella stauniesa, ecco, un interessante racconto. Ricordo dei tre cesiolini riportati nel lager di Bolzano, questo luogo che ha segnato la situazione di vita per tante persone eh, dopo il rastrellamento di Feltre il 3 ottobre 1944. Viene dato conto di tre persone che hanno fatto l'esperienza di questo lager dopo, dopo l'arresto interrogatori. Si tratta di eh, Gino Meneghel, divenuto poi anche primario dell'ospedale psichiatrico al manicomio di Feltre, di Argentina De Bastiani e Maria. San Vido staffette partigiane viene dato un resoconto della loro vicenda. Eh, Placido Fabris, un ritratto inedito. Placido Fabris, detto il Pagotto, riprende questa realtà. San Felice dal Traghetto al Ponte sul Piave, un racconto interessante, una ricerca storica di Miriam Curti sui passaggi che hanno portato attraverso i secoli alla realizzazione di quel ponte che oggi vediamo significativo per il passaggio del, del piave e l'inserimento nella vallata. Curiosità e ipotesi sulla chiesa di San Giacomo a Feltre, esistente dal 1300 di Giuditta Guiotto. anche qui viene dato conto della storia che ha accompagnato. Interessante per i bellunesi, o chi è interessato alla città di Belluno, la grande guida belluno cittella splendente nelle parole degli autori, gli autori di questo, eh, di questo interessante libro, una pubblicazione che è stata presentata il 30 settembre del 2022, ecco dopo 50 anni. Dopo la famosa Guida Rossa su Belluno, viene presentata questa nuova realtà. Ecco qui gli autori che presentano a un interessato pubblico. Questo strumento che può essere utile per tutte le persone. Ecco. Altri articoli interessanti, Dolomiti, rivista di cultura e attualità della provincia di Belluno. Passiamo all'Unione Artigiana, periodico di Confartigianato Imprese Belluno: in prima di copertina, 19 imprenditori esempi per i più giovani e per i ragazzi che entrano nel mondo del lavoro. Nelle pagine seguenti saranno presentati ognuno nella loro specificità. L'editoriale questo primo numero dell'anno della presidente Fartigianato Imprese Belluno Claudia Scarzanella presenta di fronte a quelli che sono gli strascichi della pandemia anche della guerra in Ucraina e quella che è la realtà attuale dei rincari di luce e gas, con difficoltà di approvvigionamento di materie prime Carenza di personale e manodopera, ecco però, vede anche questi motivi di preoccupazione superati da ragioni per essere ottimisti e guardare agli, oltre gli ostacoli, a partire dall'esempio dei maestri artigiani, come che abbiamo visto in prima di copertina. Il 23, 2023 parte con ragione di ottimismo: abbiamo una visione di insieme, di problematiche, e di opportunità. Ecco questo obiettivo di. Mh, presentare ai giovanissimi il valore dell'artigiano e appassionare a questo i giovanissimi, tramandare e sapere i mestieri che altrimenti rischiano di scomparire. È un obiettivo positivo, fare ed essere è fondamentale per riaggregare e ritrovare identità, competenza, visione e forza di ottimismo. Ecco, quindi uno spunto di positività e lancio di ottimismo. Lucio Ombre della Finanziaria, un'analisi di Michele Basso, il direttore sulla finanziaria approvata dal Parlamento, però da una visione, dice il direttore, ci chiederà ancora tenacia e resilienza. I bandi di Veneto artigianato e maestro artigiano, premio dei tebellunesi che sanno usare chi in Nova vince, presenta alcune situazioni di questa innovazione di investimento. Presentato il video conclusivo del progetto legato a Dino Buzzatti, L'artigianato senza stereotipi, chi si racconta racconta il territorio in cui lavora con un occhio culturale ed emozionale. È la trama di cronache fantastiche presentata dall'associazione. Ecco poi le pagine di cui dicevo, premiati i maestri artigiani di Confartigianato Belluno, caratterizzati da competitività, innovazione e storia a servizio del territorio. Il maestro artigiano è colui che disponendo di un'adeguata e documentata esperienza imprenditoriale aziendale, possiede elevate conoscenze e abilità manageriali con un'elevata attitudine all'insegnamento del mestiere. Ecco vengono presentati 19 maestri su 152 del Veneto che sono stati riconosciuti dalla regione e il giornale presenta la storia di ognuno di loro e l'ambito nel quale hanno Espresso le loro qualità e stanno continuando la loro testimonianza di artigianato. Ecco altre pagine interessanti sulle vicende che interessano questo settore della nostra provincia, l'artigianato. Abbiamo visto l'Unione Artigiana, periodico di Confartigianato Imprese Belluno. Con questo si chiude la nostra rassegna settimanale di giornali della provincia di Belluno. Auguriamo a tutti i telespettatori buona continuazione con i programmi di Telebelluno.